Quando le tracce di corrosione non si cancellano con il semplice uso di granuli lucidanti, si deve ricorrere all'abrasione meccanica. Il kit Virginia Fast comprende 3 abrasivi di grana diversa, 2, 3, 4. La 2 è la grana più grossa, la 4 la grana più fine. Dobbiamo utilizzare tutti gli abrasivi? No, si devono utilizzare gli abrasivi strettamente necessari a cancellare la corrosione, altrimenti si complica inutilmente il lavoro. Se la corrosione non è visibilmente grave e molto profonda, è meglio procedere con prudenza e adottare il metodo go back. Go back significa andare indietro, in senso opposto. In sostanza, invece di iniziare con la grana più grossa, si inizia con la grana più fine. Nel nostro caso, iniziamo con il pad numero 4. Lo si deve strofinare sopra la corrosione imprimendo una certa pressione per un paio di minuti. Poi si deve pulire e osservare il lavoro. Mettiamo un po' d'acqua sopra le corrosioni. Strofiniamo il pad 4, cioè la grana più fine contenuta nel kit. Vediamo cosa riusciamo ad ottenere sulla corrosione 15 e sulla corrosione 30. Potremmo aspettarci probabilmente di cancellare la corrosione 15, ma non la 30 che è stata ottenuta con una soluzione acida abbastanza potente, diciamo. Un paio di minuti dovrebbero essere sufficienti a fare un'abrasione abbastanza risolutiva. L'importante è che l'abrasivo morda, il materiale. Il pad 4 è sostanzialmente un pad lucidante, una grana molto fine lucidante, però abrasiva. Proviamo ad asciugare per controllare cosa abbiamo ottenuto. Vediamo che l'abrasione 15 si può ancora indovinare, mentre l'abrasione 30 è ancora completamente visibile. Proviamo a vedere se riusciamo, insistendo, a cancellare la 15. Quindi ancora un paio di minuti, il lavoro di levigatura, se siamo costretti al lavoro di levigatura, è un lavoro abbastanza noioso.
non insistiamo sulla tretta perché abbiamo già capito che dobbiamo scendere di grana, ma insistiamo sulla 15 per vedere se risolviamo a questo livello di abrasivo il problema. Praticamente il segno è quasi eliminato, si potrebbe insistere ancora e con la stessa grana oppure scendere alla grana 3 per eliminare sia la 15 che la 30.